Buonasera a tutti, siamo ritornati con il DLC di Bloodborne dopo con The Old Hunters, dopo aver sconfitto Lawrence. Ritorniamo al nostro set della gente. Della gente. Pantaloni, eccoli qua. Ovviamente risorse sono un po' scarsucce. Accendiamo la lanterna. Qua non sembra esserci più niente dopo aver sconfitto Lawrence. Quindi era un boss opzionale. Quindi dovremmo in teoria ritornare alla lanterna della pila di cadaveri per vedere se quello che rimane di Ludwig farà qualcosa, ci dirà qualcosa. Perché già siamo veramente agli sgoccioli. Da quello che avete visto dalla premessa che ho messo postato nell'ultimo video, dovevo utilizzare l'orologio astrale e nel luogo dove ho ucciso Lady Maria. Quindi siamo proprio agli sgoccioli, non c'è più nulla da fare da quello che io. Magari avrò dimenticato qualcosa, avrò saltato delle zone che magari mi sono sfuggite con la fretta di registrare, non avendo potuto rivedere i vari passaggi. Magari ho saltato qualcosa e magari quell'NPC che è scomparso è stato determinato da un mio errore. Quindi ho saltato la quest, per dire. Va bene, allora ritorniamo alla lanterna alla lanterna di Ludwig e vediamo cosa è successo. A dopo. Eccoci ritornati alla pila di cadaveri. Parliamo con Ludwig. Non è successo assolutamente niente. Beh, ora a mali estremi, estremi rimedi. Io ora lui lo uccido, come gli altri pazienti dell'edificio che volevano morire, volevano essere liberati. Poniamo fine alle loro sofferenze e vediamo se ci lasciano qualcosa. Perché Lucis in fondo manca solo posizionare l'orologio astrale. Non abbiamo altra scelta. Addio, Ludwig. Oh, spada della luna sacra. Usa proiettili di mercurio. Una spada arcana scoperta molto tempo fa da Ludwig. La spada incanala il cosmo abissale e genera un'ombra di luce oscura. È sinonimo di Ludwig, la lama sacra. Qualunque sia la guida che è in grado di offrire, sembra essere qualcosa di molto riservato ed elusivo. Bella. È sempre la Claymore. Usa proiettili di mercurio. Bellissima. Questa la potenzieremo. Mi piace. Allora andiamo all'edificio delle ricerche. Vediamo se il misterioso cittadino. Qua non ha lasciato niente, il cacciatore, qua stanno venendo Ciccina e compagni. Ok, ora li facciamo fuori da qua. Lui passa e ora c'è il vecchietto, dovrebbe arrivare. Senta ancora.
Lui è ancora lì dentro. Chiusa a chiave. Ricorda, ci sono solo gli sciocchi. Niente, non dice altro. Allora, edificio della ricerca. Niente, i topi, fate quello che volete, non posso perdere tempo con voi. Dobbiamo andare nella sala degenza dove c'erano tutti le evole sempre Faresti visibili, il vorrei. fluido cerebrale. Magari uno di questi pazienti morendo ce lo dà. Sono tutte mani su di queste collegate l'un con l'altra. Cavolo! Vediamo se ci si va da qua. Perché di qua si dovrebbe ritornare alle degenze di qui. Aspetta un attimo. I pazienti che soffrono si dovrebbero trovare lì, dove c'era quello. Non mi ricordo di preciso, mannaggia. Proviamo di qua. Qua si scende solo. Purtroppo dobbiamo vedere qui. Ok, di qua, di qua, di qua. No! No. Senti che soffrono. Qui, qui sotto. È basso, alto. Uccidimi. Ok. Ti prego.
Uccidimi, liberami. Non danno niente. Qualcuno mi ha... Lady Maria, Lady Maria, ti prego. Non hanno dato niente. Stiamo sbagliando. Niente, loro non ci danno niente. Gli altri NPC a sto punto non ci daranno niente se li uccidiamo. Magari loro mi davano questo fluido cerebrale che si dimenavano. Non penso che ricompariranno. Niente, ritorniamo. Andiamo alla torre dell'orologio, utilizziamo il quadrante e vediamo quello che succede. A dopo.